GFVIP 7, la madre di Nikita Pelizzon sbotta social contro la produzione, sono loro i veri giocatori. Nikita Pelizzon è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più discussi della settima edizione del Grande Fratello VIP. Da un lato, ha ottenuto sin da subito la piena approvazione del pubblico, specie degli utenti dei social network, dall'altro. Non è stata ugualmente ben voluta nella casa. In molte occasioni, infatti, i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno espresso non poche perplessità sulla genuinità della modella veneta. A descrivere plasticamente il pensiero dei suoi detrattori, ci ha pensato Luca Onestini con la frase, è una viperetta travestita da IP. Con cui si è trovato in accordo con altri vipponi. Tra questi, spiccano in primo piano Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e il recidivo Antonino Spinalbese. Senza tener conto di Onestini che ormai ha annunciato guerra aperta alla Pelizzon. A loro, si aggiungono, sporadicamente, Alberto De Pisis, Jaele De Donae, in ultimo. Il suo alleato Andrea Maestrelli che, in quanto cagnolino di Antonino, come è stato definito dalla Marzoli, potrebbe essersi lasciato influenzare. Alla luce dei tesi rapporti con gran parte dei concorrenti, Nikita è finita spesso in nomination. Cavandosela, quasi, sempre egregiamente. Il riscontro del pubblico l'ha sempre favorita. Eppure il vento sembra che stia lentamente cambiando. Colpa, forse, della nuova alleanza stretta con Antonella Fiordelisi. Il personaggio più divisivo di questa edizione. Eloquente, in tal senso, il 38% dei voti ottenuto nel televoto per l'eliminazione della 30ª puntata, a fronte del 40% raggiunto da Oriana. Chi invece, a differenza di qualche dubbioso internauta, ha sempre difeso con le unghie e con i denti Nikita. È stata la sorella Jessica. A lei si è unita, nelle ultime ore, mamma Sabrina che, attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram, ha accusato i concorrenti di atteggiamenti paragonabili al bullismo. In aggiunta, ha rivolto una mirata critica agli autori del programma.